Dopo la sfida del San Nicola, da Bari sono arrivate notizie infondate su un eventuale ritorno in auto da parte dei calciatori biancoverdi per una presunta mancanza dell'assicurazione al pullman che trasporta i biancoverdi. Ma l'US Avellino ha smentito categoricamente la notizia apparsa nelle ultime ore sulla testata online a radionorba.it e su altri organi di informazione riguardante un presunto blocco da parte delle forze dell'ordine del mezzo di trasporto con il quale la squadra si è recata presso lo stadio San Nicola. La società, si legge nel comunicato ufficiale, prende atto di quanto scritto e si riserva di procedere, stante la falsità della notizia, per vie legali per tutelare la propria immagine e quella del proprio partner Leonetti Bus, che si è contraddistinto per serietà e professionalità. Infatti, dopo la partita, calciatori e staff sono rientrati in sede a bordo del pullman che abitualmente accompagna il club in casa ed in trasferta. A tal proposito, a fare chiarezza sulla vicenda è stato lo stesso titolare di Leonetti Bus, Daniele Leonetti. Sì, stamattina leggendo gli articoli di giornale che erano stati pubblicati sui vari siti sono rimasto stupito di tutte queste informazioni che circolavano. Il pullman è regolarmente rientrato ieri sera in perfetto orario, non ha avuto nessun problema di questo genere. Quindi abbiamo già contattato il nostro legale che sta preparando già una guerra per diffamazione, perché poi siamo in collaborazione con l'Avellino che dura già da molti anni anche con le varie proprietà, quindi per tutelare la nostra immagine e quella pure dell'Avellino Calcio, perché noi ci mettiamo molto tanto impegno per, sia per la nostra società sia per portare avanti l'Avellino Calcio, che comunque ci teniamo molto.